Buongiorno a tutti e benvenuti e benvenute alla prima giornata della trasparenza, alla giornata della trasparenza 2020, anzi dell'Università degli Studi del Sule. Sono Federico Raos, sono il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del nostro Ateneo e ho il compito facile oggi di introdurre con molta felicità questa giornata. Per prima cosa, sentito ringraziamento al nostro ospite illustre, al professor Dalla Chiesa e a tutti voi da parte del nostro magnifico rettore che purtroppo per, come potete immaginare, le tante incombenze istituzionali che lo occupano in questo momento non potrà essere presente, ma ci tiene, mi ha pregato di tenere a salutarvi e a ringraziarvi tutti. Dicevo, questa è la prima giornata della trasparenza che il nostro Ateneo organizza perché negli anni passati, a fronte di un obbligo che la legge 190 del 2012 ha sancito da tempo, noi abbiamo fatto una scelta un po' particolare, che è stata quella di valorizzare ed etichettare come giornate della trasparenza tutte le iniziative che l'Ateneo già da tempo e continua tuttora a mettere in campo per aprirsi e rendersi trasparente al territorio. Cercando di interpretare l'obbligo di legge in modo non burocratico ma sostanziale, abbiamo sempre pensato, ho sempre pensato, che gli open day, le notti di ricercatori, tutte le iniziative di public engagement che l'Ateneo da tempo organizzava fossero un momento di trasparenza che andasse valorizzato e come, in questo modo abbiamo proceduto nei piani degli anni precedenti. A inizio anno abbiamo però pensato che fosse arrivato il momento di fare un po' un cambio di passo, cioè di, oltre a continuare a valorizzare quello che già facevamo, abbiamo scelto di organizzare un momento di riflessione pubblica, collettiva, aperto a tutta la comunità accademica, che ci aiutasse a interrogarci un pochino sul senso e il significato del nostro lavoro in ambito pubblico. E quindi per questo abbiamo pensato che fosse arrivato il momento, dopo alcuni anni, di organizzare anche in modo formale questa giornata della trasparenza. L'abbiamo pensato a inizio anno, prima di tutto quello che è successo e che ben conosciamo, e credo che a maggior ragione, proprio per quello che è successo, questa giornata abbia un valore ancora più importante, perché a mio modo di vedere, ne sono profondamente convinto, più il contesto in cui ci troviamo si fa difficile, incerto, complicato, più è importante che tutti noi si abbia ben chiari e saldi i valori di riferimento a cui ispirare la nostra azione. Legalità, trasparenza, senso del dovere ed è servizio pubblico, i primi che mi vengono in mente, per dare delle mie parole. Questo è il motivo per cui mi piace dire che passiamo oggi dalle giornate della trasparenza alla giornata della trasparenza con questo cambio di passo. Continueremo ovviamente a valorizzare quello che in ogni caso facciamo. L'incontro di oggi, che io sto introducendo, verrà moderato dal professor Fabio Minazzi, che tutti noi in Insubria e non solo in Insubria conosciamo e che ringrazio tantissimo insieme a tutto lo staff sia tecnico che amministrativo che ci ha aiutato nell'organizzazione di questa giornata. Il professor Minazzi è diventato per me un interlocutore naturale quando ho pensato di organizzare questa giornata, perché come sapete lui è l'ispiratore e l'anima e tante altre cose di un progetto che l'Ateneo ha avviato da molti anni, che è il progetto dei giovani pensatori, all'interno del quale si svolge e opera con grande successo e apprezzamento il laboratorio di educazione civica sulla legalità come prassi. Professore, se l'ho definito male o diciamo, in modo impreciso mi perdonerà. Ringrazio davvero quindi nuovamente il professor Minazzi e spero che questo sia semplicemente l'inizio di un percorso che possa continuare anche negli anni prossimi, in modo tale che questa occasione diventi poi istituzionalizzata e ripetitiva. Al professor Minazzi lascerò quindi tra poco l'onore e l'onere anche di presentare il nostro ospite. Vi ricordo soltanto che al termine della presentazione dell'intervento del professor Dalla Chiesa ci sarà un breve spazio per
domande o quesiti che vorrete porre a seguito delle riflessioni che lui svolgerà. Le domande, ahimè, sarebbe stato molto più bello poterle fare in presenza, ma dobbiamo accontentarci di farle via chat. Sarà mio compito riversarle poi al professore, diciamo, in modo tale che possa eventualmente rispondere. Vi ricordo infine che l'incontro sarà registrato, anzi è registrato, e questo per dare la possibilità a tutti coloro che oggi non hanno potuto essere presenti di usufruire comunque dei contenuti che ci verranno proposti. Professore, io credo di aver già rubato fin troppo tempo, per cui lascerei la parola al professor Minazzi per riprendere e introdurre l'intervento del professor Della Chiesa. A te la parola, Fabio. Grazie, buongiorno a tutti. Mi associo a quanto ha detto il dottor Raus, quindi faccio mie i suoi ringraziamenti a tutti coloro i quali hanno reso possibile questo incontro. Siamo particolarmente contenti di avere con noi il professor Nando Dalla Chiesa, e volevo spiegare un po' quel proprio breve cenno. Il progetto Giovani Pensatori è nato 12 anni fa, la nostra università l'ha sempre supportato. È un progetto, lo dico per il professor Dalla Chiesa, che cerca di favorire una più diretta osmosi tra il mondo dell'università e il mondo della scuola. Però questo progetto è nato da un'esigenza, che è l'esigenza di tutti noi insegnanti, a qualunque livello, dalle elementari all'università, la centralità della conoscenza per dirla con le parole di Galileo, quando noi insegniamo facciamo una battaglia, quella per rifare il cervello dei nostri studenti, in particolare in una zona come quella dell'Insubria in cui noi lavoriamo, dove la nostra università è ancora giovane, si sente, io insegno un corso umanistico di storia, si sente proprio questo sforzo di rifare i cervelli. E perché rifare i cervelli? Per dotare i nostri studenti di uno spirito critico che sia la corazza che li accompagni durante la vita. Però a un certo punto, nel elaborare questo progetto, che nasce dalla discussione con molti insegnanti e con moltissimi studenti, è germinato naturalmente questo progetto, di cui è responsabile la professoressa Stefania Barile, che è collaboratrice per questo progetto. È germato, grazie a lei che ne è stato un po' il punto di raccordo, il progetto di legalità come prassi. E adesso lo dico in una battuta, è l'utopia, il sogno di questo progetto è quello di far sì che ogni studente, a qualunque livello di età, diventi una sentinella di legalità. Quindi quel pensiero critico ci ha portato a questa figura della sentinella di legalità. Nel contesto, qui dico in generale, della storia italiana, perché se io devo spiegare una persona che non conosce l'Italia, la storia italiana, cos'è l'Italia, devo ahimè dire anche che il nostro è un paese ad alto tasso di corruzione in tutti i settori, e quindi noi che siamo italiani, che conosciamo un poco meglio la nostra storia, sappiamo che questo è un problema. In termini di rifacimento dei cervelli, in termini di metapensiero, possiamo anche dirlo con una battuta che è molto chiara, nel senso che l'introduzione dello Stato di diritto nel nostro paese è stato ed è ancora un percorso molto lungo, molto lento, e quindi il rispetto della legalità, il rispetto dei diritti e una riflessione anche sul diritto ad avere diritti, cioè quello che adesso si dice il metadiritto, sono tutte riflessioni che inevitabilmente qualunque disciplina un docente insegni a qualunque livello si trova di fronte, proprio nella quotidianità della vita. E infatti all'interno di questo progetto della legalità come prassi noi abbiamo già più volte avuto modo di avvalerci della collaborazione del professor Nando Dalla Chiesa. Ora, io non ho da presentare il professor Nando Dalla Chiesa per due motivi. Uno, perché il suo cognome Dalla Chiesa è già inserito nella storia italiana, e tutti noi non possiamo non aver presente appunto la battaglia che ha fatto suo padre, con tutte le drammatiche vicende che l'hanno caratterizzato, sia pure in fasi e momenti diversi della storia italiana. Quindi prima, quando c'era
contenere, combattere un fenomeno come quello della criminalità legata alle Brigate Rosse, e in secondo luogo quando c'è stata la seconda battaglia, non meno e forse più, ancora più impegnativa, contro una criminalità come quella mafiosa. Sappiamo anche che sono state polemiche in anni recenti sull'espansione della mafia dentro le strutture dello Stato, sulla sua presenza anche nelle regioni come la Lombardia, no? Ricordiamo che c'era chi diceva in Lombardia siamo esenti dalla mafia, e altri invece che purtroppo hanno documentato che non eravamo in quella situazione felice. E ancora potremmo considerare anche la storia della lotta contro questa criminalità. Cosa ha comportato, perché io qui parlo da varesino, da lombardo, però molti nostri paesi in anni passati furono sede di trasferimenti coatti di grandi mafiosi nel nostro territorio, e questo ha avuto una conseguenza devastante sul territorio, al punto che quando si è in sede di ricostruzione storica sembra quasi che l'aver messo il topo nel cacio non sia stata proprio la soluzione forse più felice. Ecco, tutti questi sono elementi, vedete, che già segnalano la complessità dei problemi che abbiamo di fronte. Torniamo al nostro oggi. Ecco, avere una riflessione sulla legalità nell'ambito pubblico ci sembra un momento prezioso, proprio perché quelle sentinelle di legalità che noi cerchiamo di formare in tutti gli studenti hanno un loro tramite immediato, direi, col lavoro che noi svolgiamo in università. In primo luogo, io parlo come docente perché ancora abbiamo a che fare con degli studenti, e quindi siamo sempre in quel processo di formazione di questi cervelli critici che sappiano appunto ragionare, e dall'altro lato questa battaglia che per l'Italia è particolarmente rilevante, cioè portare lo Stato di diritto come realtà nella prassi quotidiana di vita, e quindi questo ideale illuminista di dare uno spazio anche al valore della legge in quanto tale. E qui basterebbe pensare il contrasto che ha caratterizzato, diciamo, tutta la storia del Novecento, dalla caduta del fascismo a oggi, il contrasto che c'è stato nella storia italiana, nella carne viva della storia italiana, nella quotidianità, tra, da un lato, una Costituzione che è sicuramente per certi aspetti un modello di riferimento fondamentale, e dall'altro lato però noi abbiamo convissuto per decenni con dei codici che spesso erano la negazione di quei principi affermati dalla Costituzione, e già questo ci sottolinea ancora la complessità, perché poi la quotidianità della vita non è normata dalla Costituzione, ma è normata dalle leggi. E questo è un altro aspetto che è veramente interessante, perché la massima legge che abbiamo, la Costituzione, però non ha forza vincolante, mentre la legge che è presente nel codice, quella che poi regola la vita quotidiana, questa ha forza vincolante perché può censurare i comportamenti che siano differenti a quanto lei prevede. Ecco, in questo contesto la voce del professor Nando Dalla Chiesa per noi è stata fondamentale, non solo perché da anni ha coordinato un osservatorio sulla criminalità, ma perché con le opere che ha pubblicato, che hanno avuto un notevole punto di riferimento, almeno per chi si occupa e ha sensibilità civile, ha dedicato, possiamo dire, una vita a questo problema. Detto questo, voglio ricordare, perché io l'ho letto quest'estate, mi era sfuggito un libro che aveva scritto il professor Dalla Chiesa su un argomento che non riguarda invece la legalità, ma un libro che mi è piaciuto moltissimo, è dedicato a una partita di calcio, la mitica partita tra Italia e Germania, che noi vincemmo e che io seguì quando ero appunto nell'età dell'adolescenza. Però leggendo quel libro mi sono ritrovato pienamente, non tanto per generazione, perché io sono del 55 e professore di pochi anni lontano dalla mia, ma perché mi sono ritrovato proprio nella rilettura di quello che è stato un vissuto che la generazione, diciamo così, degli anni 70 ha vissuto sulla sua pelle. Quindi mi permetto di segnalare chi abbia interesse a ricostruire anche la storia italiana con un taglio veramente innovativo, di andarsi a leggere questo libro veramente bello. Detto questo, io termino, ringrazio ancora il professor Dalla Chiesa di essere qui con noi e gli cedo la parola per queste libere riflessioni sulla legalità in ambito pubblico. Grazie.
Grazie, grazie al dottor Raus, grazie al professor Minazzi, grazie all'Università dell'Insubria per questo invito che mi ha sollecitato a mettere in ordine alcune riflessioni e a prepararne una sintesi per questa occasione, soprattutto con riferimento al tema che vi espliciterò tra qualche secondo. Io ho pensato che di proporre come titolo Libere riflessioni sulla legalità in ambito pubblico perché credo che il primo luogo che sia chiamato a rispettare la legalità sia esattamente quello pubblico. Il pubblico rappresenta la dimensione che esprime l'identità, il valore dello Stato. Il pubblico è l'ambito nel quale si producono le leggi e di conseguenza è il primo che è tenuto a osservare e a rispettare quelle leggi, cercando di fungere da riferimento, da modello per la società che sta intorno e che ha bisogno di regole e deve sapere che le regole che esistono sono regole che funzionano per davvero e funzionano nel suo interesse. Questo è importante rilevarlo. Quindi io farò così, cercherò di indicare quali sono gli ambiti del pubblico che sono particolarmente importanti per comprendere il senso del rispetto della pratica della legalità. Cercherò di far vedere come l'università, perché siamo in università, e io appartengo all'università, come l'università può contribuire a consolidare e a promuovere il valore della legalità attraverso su quali piani, facendo che cosa, dicendo che cosa, mostrando quali relazioni. E chiuderò con riferimento, ecco qui la sintesi, a uno studio che sto facendo sul potere di firma, l'esercizio del potere di firma, che è particolarmente importante proprio per una riflessione molto concreta. Molto concreta sul rapporto tra esercizio del potere di firma, responsabilità sociale, senso della legalità. Parto quindi con una prima slide che propongo di mostrare al pubblico, che è quella dei luoghi di cui stiamo parlando, cioè dove questa legalità dovrebbe nascere e dovrebbe essere prima di che in ogni altro luogo rispettata. Ne ho indicati alcuni. Ho indicato quella oggi più importante, la sanità. Perché? Perché la sanità è oggi un luogo su cui si concentrano da mesi le speranze, i sentimenti, i dolori di una popolazione, ma non stiamo parlando purtroppo soltanto del caso italiano. Perché la sanità sta affrontando una prova particolarmente difficile, costosa, anche in termini umani, perché la sanità è chiamata adesso ad affrontare una prova, che riguarda esattamente il principio di legalità, nel senso che, le organizzazioni criminali stanno allestendo delle strategie che sono, volte a approfittare dell'emergenza Covid, come sempre hanno approfittato dell'emergenza a partire dal terremoto dell'Irpinia, la prima grande dimostrazione che abbiamo avuto, fino al terremoto dell'Emilia, alle emergenze dei rifiuti, alle emergenze date anche dai grandi lavori pubblici che devono essere realizzati. Quindi ho messo la sanità al primo posto per questo, perché è il luogo che oggi deve difendere primariamente un principio di legalità in ogni forma. Secondo, la giustizia. Sarebbe dovuta essere prima, ovviamente, in un altro contesto, il luogo in cui la legalità viene custodita, amministrata, governata, è il luogo in cui un popolo verifica se davvero la legalità di cui parlano gli esponenti politici, istituzionali, ha corso dentro una società, se davvero la legalità funziona, perché esiste anche la giustizia che non presidia la legalità. Ci sono biblioteche, per esempio, sulla
rapporto tra amministrazione della giustizia e diseguaglianze sociali, tra giustizia e potere. E quelli sono nodi molto importanti in cui si mette alla prova il fondamento effettivo del diritto e la qualità della giustizia. C'è la scuola, luogo in cui la legalità si respira, si insegna, dove vengono dati degli esempi, dove si formano le coscienze, con riferimento a questa dimensione così importante della vita associata, il concetto di legge, il concetto di regola, che magari non si riferisce ad alcuna legge, ma è regola della convivenza, è regola della correttezza. Non tutta la legalità passa attraverso delle leggi. Gran parte della legalità che governa una società complessa, per fortuna, passa attraverso la correttezza o meno dei comportamenti. E non tutto è normato. Questa è una fortuna per la società, a volte è una sfortuna perché comportamenti altamente scorretti sanno di non essere sanzionati. La stessa Costituzione, come diceva il professor Minazzi, è priva in gran parte di una capacità coercitiva nei confronti dei comportamenti pubblici. C'è l'università e ne parleremo, quindi non mi diffondo adesso. Ci sono le forze di polizia, ho detto la polizia, ma evidentemente il tema della legalità per le forze dell'ordine si pone in forma delicatissima, come per la giustizia. La divisa è il simbolo della legalità, non può tenere dei comportamenti che non siano coerenti con il principio di legalità. Ha un compito molto importante al quale bisognerebbe formare molto di più il suo personale, perché amministra l'esercizio della forza e lo deve tenere nel recinto del diritto, che è un'impresa, come vedete, difficile. Perché i confini tra l'esercizio della forza e la negligenza del diritto sono dei confini molto sottili. E la legalità chiede questo sforzo. E per questo molto spesso occorrerebbe chiedere ai governi di dedicare più attenzione e più risorse proprio alla formazione di chi è chiamato a osservare questi confini. Un luogo è il Parlamento. Perché? Perché il Parlamento produce le leggi e queste leggi devono essere prodotte nel rispetto di principi fondamentali. Lo stesso diritto parlamentare, la stessa prassi parlamentare deve essere rispettata nel momento in cui si fanno le leggi. E anche qui c'è il tema della correttezza, proprio perché il Parlamento è sovrano e quindi fondamentalmente tutto ciò che fa potrebbe essere considerato legale perché è il luogo in cui si formano le leggi e in questo senso è totalmente autonomo nelle prassi che producono le leggi. Ma soggiace a un regolamento, questo regolamento parlamentare non può essere violato o interpretato a vantaggio del più forte, della parte più forte del momento. Avendo fatto esperienza parlamentare, posso dire che davvero discutere della legalità in Parlamento è molto difficile, complicato e complesso. E non si tratta soltanto di ciò che è illegale, che ogni tanto succede, per esempio che un resoconto stenografico non rispetti ciò che è stato effettivamente detto dentro un'aula, perché succede che non ci sia il pieno rispetto delle cose che sono state dette anche in un resoconto stenografico. Perché possono esserci delle violazioni di principi che sono stabiliti dallo stesso regolamento parlamentare. Devo dire che, per esempio, cercai quando ero in Parlamento di ottenere che ogni legge, quando fa riferimento a un articolo di legge o a un comma, almeno spieghi qual è la materia a cui si fa riferimento. Questo per consentire al cittadino che vuole rispettare le leggi di capire quella legge di che cosa sta parlando e di non dover essere un avvocato, non qualsiasi avvocato, un avvocato di quel settore, che opera in quel settore per capire cosa dice la legge. Lo stesso il ministero, il comune,
comune che è il luogo, è l'istituzione più vicina ai cittadini, che deve comunicare un'assoluta trasparenza. E voi sapete, chi mi ascolta, molto bene che anche le leggi che stabiliscono la piena trasparenza degli atti pubblici per un comune non vengono rispettate volentieri e che il cittadino incontra degli ostacoli a volte insormontabili per godere di un bene che gli è stato assicurato, cioè la trasparenza delle leggi, la trasparenza dei provvedimenti. La stessa RAI si trova davanti, che ho preso apposta come esempio in questo elenco che si potrebbe prolungare di molto, come il luogo in cui la trasparenza sta nella capacità di svolgere quel servizio pubblico e quindi di non censurare degli eventi importanti per la vita pubblica e di non deformare l'informazione. Questo ovviamente è un luogo in cui difficilmente ci sono, possono avere corso delle leggi particolari. Molto è affidato alla sensibilità professionale, perché la trasparenza è anche sensibilità professionale. Non è soltanto norme scritte. Questo vorrei insistere. Trasparenza è un valore, non è il contenuto di una legge. È un valore che va praticato, che viene sostenuto dall'esistenza di leggi che si sono date questa missione, cioè creare un contesto più agevole per chi voglia interpretare la trasparenza, costringere i riottosi ad applicare questo principio, ma è fondamentalmente un atteggiamento quello della trasparenza. Perché le ragioni per negare degli atti comunali si trovano sempre. Le ragioni per far passare dalla parte, per presentare l'abuso come una coerenza con la legalità nelle forze dell'ordine, una ragione si trova sempre. E lo stesso docente universitario può rifugiarsi nella libertà della sua coscienza di valutazione per compiere degli abusi nel momento in cui esamino uno studente. Quindi insisterei su questo fatto. C'è una legge per la trasparenza, ma questa legge non funziona se non ci sono atteggiamenti che sono rivolti alla realizzazione del principio. Andrei al secondo. L'università che cosa può fare? Ecco, davanti, questa può fare tantissime cose e me ne convinco sempre di più, e la mia passione per l'università nasce dalla consapevolezza di quello che l'università può fare per cambiare un paese, che molte volte viene sottovalutato. In università si insegnano i diritti. Diceva prima il professor Minazzi, usava un'espressione cara a Stefano Rodotà, il diritto di avere diritti. Insegnando i diritti. In università si insegnano i diritti. E a me fa piacere quando vedo degli studenti che sono molto attenti a questo. Perché il cittadino deve essere consapevole dei suoi diritti e lo stesso diritto dovrebbe essere insegnato partendo dal privilegio di poter conoscere le leggi, che viene goduto frequentando l'università. Questo clima dovrebbe essere superiore al compiacimento per il possesso della tecnica giuridica. Comunicando il senso del dovere, e questo lo vediamo tante volte, lo studente deve avvertire il senso del dovere, deve capire che sta in un'istituzione in cui tutto funziona non al servizio di qualsiasi studente perché abbiamo soltanto dei diritti, ma nei confronti di ciò che è giusto che si aspetti. Pensate cosa vuol dire vivere anni in una grande istituzione dove apprezzi il senso del dovere. Quanto si prolunga, di quanto si materializza in più la nozione delle regole e la nozione dell'educazione alla legalità che si trasmette nelle scuole. Arrivi in un posto dove tutti, che siano avvocati, che siano medici, che siano architetti, che siano a volte magistrati, che siano
semplicemente docenti universitari, pensano a fare il loro dovere. E quello che io lo dico, noto spesso negli studenti quando ringraziano nelle tesi di laurea il relatore, è difficile che a volte sembra perfino problematico per me, è difficile che lodino la conoscenza, la profondità anche dell'insegnamento, ma è il senso del dovere. Sono due termini, gentilezza e passione, sono i due termini che usano di più. Difficilmente mi dicono perché il professore è un grande esperto di organizzazioni mafiose, no, gentilezza e passione. Ma vuol dire che questo è il passaggio, diciamo, mentale che porta lo studente a vivere piacevolmente e con la voglia di studiare dentro l'università e con questo senso di giustizia che si alimenta di giorno in giorno, trasmettendo la dimensione dell'apertura. L'università non è un luogo chiuso e non è un luogo che tenga chiuse le sue decisioni. E questo va dai verbali dei consigli di amministrazione alla discussione anche sui principi di valutazione che il docente adotta, che deve chiarire prima. C'è una dimensione di apertura verso l'esterno, perché questo che cosa implica? Che lo studente, ma anche lo stesso docente, avverte che l'università è al servizio di qualcosa. L'apertura dell'università implica che non produce un suo spazio chiuso, ma si assoggetta alle necessità dell'ambiente esterno, ai giudizi anche dell'ambiente esterno, al rapporto con l'ambiente esterno, applicando la correttezza. Ci deve essere sempre una correttezza e bisogna sempre fare vivere con la correttezza il senso del luogo in cui sei. Io ho avuto alcuni anni fa, poi ormai l'hanno capito, il problema di non accettare che lo studente facesse d'estate l'esame in pantaloni corti, perché credo che questo significhi mancanza di correttezza nei confronti dell'ambiente in cui si è, non rispetto del luogo, e che io avrei mancato i miei doveri di correttezza se glielo avessi consentito. E ne ho trovati anche che mi hanno detto: ma all'inizio non avevo capito, adesso che lavoro ho capito. Certo, ma non c'è bisogno di fare arrivare l'esperienza diretta allo studente, basta che ci sia questa correttezza nei confronti del luogo che si rappresenta. Io sto rappresentando lo Stato, questo è un esame di Stato, non siamo al Barracuda di Portofino. La correttezza nel rapporto con lo studente, anche nel linguaggio che si usa. Noi non siamo docenti nati per fare i simpaticoni nelle aule, per usare il linguaggio del motteggio da bar. Non dobbiamo porci il problema di essere simpatici, dobbiamo porci il problema di trasmettere un sapere profondo, di sapere comunicare dei valori e di sapere essere simpatici all'interno di un ruolo che è definito. Il ruolo va interpretato, certo, ma può essere interpretato male anche, e può essere interpretato bene. Combattendo il burocratismo, io qui lo voglio dire, il burocratismo non è un invito alla legalità, ma fa odiare la legalità, perché non la trasforma in uno strumento per garantire diritti, lo trasforma in uno strumento per impedire una facile realizzazione dei diritti. Il ricercatore non può pensare che non riceve lo stipendio perché gli uffici devono rispettare determinate leggi e quindi possono permettersi di chiedere dei chiarimenti. Il ricercatore, una volta che è entrato, non può vedersi sospeso lo stipendio in nessun modo, ma
ma non soltanto il ricercatore, anche il ragazzo che arriva con un contratto di 3 mesi a lavorare per l'università, deve sapere che quel contratto funziona. E il docente che prende degli impegni per l'università con dei committenti per avere dei fondi, in una situazione in cui i fondi non ci sono, ma li ottiene, deve sapere che quei fondi verranno trattati come oro dalla burocrazia. Non che su quello dovrà ingaggiare delle battaglie che durano mesi e mesi e mesi perché possano essere liquidate. Il burocratismo è una brutta bestia. Io mi sono convinto che una delle cose che temo di più, siamo tra Scilla e Caridi, nella fase che ci aspetta, sia da un lato quello che l'impresa che vuole risorgere si trovi imprigionata tra i classici lacci e lacciuoli, quindi non potrà buttare in campo tutta l'energia che vorrebbe buttare perché si troverà a riempire scartoffie in funzione antimafia, e dall'altra parte invece i liberi tutti in cui chiunque può entrare senza paletti e senza un controllo oculato che deve essere fatto sui soggetti, non sugli atti, sui soggetti. Siccome incomincia, e l'ha segnalato anche il procuratore nazionale antimafia, a prodursi questo problema di chi si presenta a degli appalti senza, avendo con una società che è stata costituita 2 settimane prima e che quindi non ha nessuna esperienza di quello che si propone di fare per la collettività. E non c'è bisogno di scartoffio. Ci sono degli automatismi che proteggono il buon senso senza appesantire le società, le aziende, i professionisti che fanno bene il loro lavoro e si propongono di continuare a fare bene il loro lavoro. Potenziando la conoscenza dell'illegalità, non lo dico perché insegno io, è il contrario, insegno sociologia della criminalità organizzata perché mi sono reso conto che il paese non conosce le organizzazioni criminali, non le conosce. E l'ho visto perfino stando in commissione antimafia, in commissione parlamentare antimafia, la maggior parte di quelli che erano in commissione non sapeva nulla di mafia. E non si può combattere un avversario senza conoscerlo, ma questo lo capisce chiunque. Ho bisogno di sapere chi ho dall'altra parte. Con i bambini, quando si va in una scuola media, trasferisco immediatamente il ragionamento sul calcio e grazie al professor Minazzi per aver citato quel libro. Ma, e gli chiedo: ma voi che cosa pensereste di un allenatore che va a giocare una semifinale di Champions League senza aver studiato l'avversario? Cosa pensate di una società che anche nelle sue file maggiormente responsabili non conosce l'organizzazione mafiosa? Perché ci sono dei corsi di giurisprudenza in cui la parola mafia, come è venuta a piangere da me una volta in dipartimento, una studentessa di giurisprudenza di Milano, non nominano la parola mafia. Come si fa ad arrivare a diventare magistrati senza avere mai studiato nulla sulla mafia? Perché hai avuto la disgrazia di avere un tema su quell'argomento quando ti sei proposto, se no anche dopo i corsi di formazione sono volontari. Poi ti arriva un processo per mafia e poi decidi però. Senza sapere nulla. Ma non è un problema soltanto di magistrati, è un problema anche di urbanisti, è un problema di amministratori, è un problema di giornalisti. Oserei dire, in questo momento, visto che siamo partiti dalla sanità, è un problema di medici anche. L'università può fare tanto. E sembra però che gli studenti che sono messi in condizione di fornirsi di conoscenze adeguate su questo argomento, godono di chissà quale privilegio perché lo dicono. Non ho mai sentito parlare, non c'è un'altra materia di cui ne abbia sentito parlare. Insegnando l'etica delle professioni, questo è un tema che mi è particolarmente caro, su cui ho fatto riflessioni negli ultimi tempi, anche nelle ricerche, molte sull'educazione alla legalità nella scuola, perché mi sono convinto che gran parte del patrimonio che viene accumulato nella scuola viene disperso in università. I ragazzi fanno importanti esperienze di educazione alla legalità, non in tutte le scuole, ma la scuola italiana è indubbiamente avanti rispetto alle altre su questo tema.
e ha sperimentato di tutto, a volte con dei difetti, a volte con dei limiti che ogni volta ha cercato di evidenziare, però ci arriva un grande patrimonio. Ma se questo patrimonio non viene preso dall'università e reinterpretato, il ragazzo penserà che la legalità è quella cosa di cui parlava quando era adolescente. È come, sì, certo, quando ero piccolo credevo a Gesù Bambino. Quando ero adolescente ho parlato di legalità, ma adesso devo fare il professionista. Adesso devo diventare un'altra cosa, cioè mi lascio alle spalle quegli studi e quegli insegnanti generosi, adesso pensiamo al sodo. L'etica fa parte della cultura professionale, non è un optional. E chi costruisce il ponte tra la scuola e le professioni se non l'università? Dove si forma la cultura professionale? Che non può essere una materia, è un modo di respirare dell'università. Dove si forma l'etica? Quando immagino un bravo avvocato, è un avvocato che non si mette al servizio del suo cliente facendo il prolungamento di un'organizzazione mafiosa. Un bravo medico non è bravo soltanto per la capacità tecnica, è bravo per l'etica che porta nel suo mestiere, che ne chiede tanto. Un giornalista non è bravo soltanto perché sa scrivere bene, è bravo perché dice la verità, perché si incuriosisce dei problemi, perché ha una sua etica del giornalismo che Giuseppe Fava scrisse in un bellissimo articolo all'inizio degli anni Ottanta e che fa scuola ancora oggi. Poi il ruolo dell'università è offrire legalità anche al territorio, cioè partecipare alla produzione di conoscenze al servizio del territorio. Quante volte ti chiamano associazioni, ti chiamano ordini professionali, meno, un po' più raramente devo dire, quante volte sei chiamato da comuni, da scuole? L'università può dare molto. E poi credo anche due cose ho aggiunto in fondo. Uno, primeggiando nello spirito pubblico. Lo spirito pubblico è lo spazio in cui la legalità trova la sua più alta trasposizione. È lo spirito pubblico, diciamo, di Pericle che parla agli ateniesi. È lo spirito pubblico di chi guida un popolo in circostanze molto difficili. È la risorsa più grande. Lo spirito pubblico aiuta un paese anche a crescere economicamente. Può sembrare assurdo, ma è così. È una grande economia esterna. E l'università deve primeggiare nello spirito pubblico. Non deve essere sotto accusa perché la legalità vi viene violata, perché i concorsi sono truccati. Non può essere messa sotto accusa perché diventa luogo di clientelismi e di irregolarità. Deve primeggiare. È una cosa a cui personalmente tengo tantissimo. Ne ho parlato anche con il sindaco di Milano, lo spirito pubblico di Milano sono le sue università e deve farlo capire. E infatti mi ha fatto piacere che ultimamente, quando ha parlato di Milano, sia partito dalle università, dalla cultura delle università. E infine dimostrando amore per gli studenti. Amore per gli studenti è o ce l'hai o non ce l'hai. Se ti dispiace vederli, averli tra i piedi, come si dice, non puoi stare in università e non insegni la legalità. Perché legalità è servizio. La legalità è servizio. Tutto ciò che garantisce legalità è servizio ed esiste in quanto servizio. C'è una persona che mi sono molto vicino, che è Don Luigi Ciotti, che continua a dire le best practice non esistono. Esistono in quanto ci sia una relazione, ma senza la relazione diventa tutta carta, diventa un progettificio e basta. E la relazione tiene insieme. Allora, un rapporto che ha come compito quello di costruire conoscenza e poi conoscenza e poi conoscenza.
e la dimensione etica in cui questa conoscenza si riversa. In questo, il lavoro che sto facendo è un lavoro proprio, come dicevo, sul potere di firma. Lo sto facendo con la mia stretta collaboratrice Federica Cabras, con cui stiamo lavorando a un libro su questo argomento, e che fra l'altro ha scritto con me per Human Relations e due altri ricercatori, un saggio proprio sulla presenza della mafia in una università, in una facoltà di medicina, che ha avuto anche un premio, perché è difficile che si scriva di queste cose. E a me interessa, vi faccio grazia di tutto quello che può riguardare, diciamo, la teoria sociologica, interessa soprattutto porre il problema della costruzione della società. Mentre noi stiamo parlando, la società viene costruita attraverso migliaia e migliaia di firme che vengono messe ora, in questo momento, in qualsiasi posto della società italiana. Può essere in un comune, può essere appunto in un'università, può essere in una regione, può essere in un ospedale, può essere in una questura, in una prefettura, da un notaio, da un avvocato, in un palazzo di giustizia, tutti stanno mettendo firme. E la società si fa attraverso la costruzione della realtà e attraverso queste firme, perché fanno fede. Il resto sono delle nostre convinzioni. Certo che la società è fatta dai nostri orientamenti culturali, la società è fatta dalle nostre modalità di interazione, ci mancherebbe. Appunto, dicevo prima che tutto venisse normato. Però attenzione, che ci sono delle firme che fanno fede e quindi costruiscono ciò che è vero, non ciò che è vero secondo te, ciò che è vero. È il problema che, come sa benissimo il professor Minazzi, hanno gli storici, i sociologi, quando si occupano di problemi che riguardano la criminalità e che devono dire sì, negli atti giudiziari questo non c'è scritto, ma questa è storia. E ti viene obiettato, ma è stato assolto. Ma è stato condannato. Ma la verità sfugge a volte alle semplificazioni inevitabili che si trascrivono in una firma. Però questi sono, è ciò che fa fede. Tu hai vinto il concorso, quindi tu sei commercialista. Tu hai vinto il concorso, quindi tu sei avvocato. La firma fa fede. Il ponte è stato costruito secondo principi di sicurezza? Sì, lo assicura un collaudatore, lo assicura un architetto, e da quel momento quel ponte ha quelle caratteristiche. Mi viene facile fare riferimento a quello che è successo a Genova alcuni anni fa, ma qualcuno ha certificato che aveva quelle caratteristiche. E allora a me interessa, richiamare quali sono i valori che vengono colpiti dall'abuso del potere di firma? Sono due slide dopo, per andare un po' più di fretta, no? Superiamo anche questa e dopo quella successiva. Ecco, l'abuso del potere di firma chi colpisce? Colpisce la salute pubblica, ma certo. Pensiamo appunto a una certificazione truffaldina sul contenuto, diciamo, di sostanze tossiche nell'aria. Colpisce l'ambiente nel momento in cui viene autorizzata la costruzione di un palazzo come quello che c'è dentro questa slide. Colpisce la vita umana. Colpisce la giustizia, colpisce il merito, questo lo si capisce. Colpisce lo stesso mercato. Quando la firma prodigiosamente torna negli anni a premiare sempre le stesse aziende che partecipano a quella tipologia di appalto. E si sa che in quel settore, in quella città, il mercato non esiste. Non sono cose da poco. L'abuso del potere di firma colpisce la democrazia.
che può rinsanguare o negare dei diritti, può non riconoscere un diritto. Pensate che poteva non riconoscere un diritto con una firma, e può alimentare o scoraggiare quella risorsa pure importante, anche questa è una grande economia esterna in un paese, che è la fiducia. Un paese che ha fiducia è un paese che può progredire, un paese che non ha fiducia non progredisce affatto. E se tu capisci che la firma viene espressa nel rispetto dei diritti e nel rispetto della realtà, hai fiducia. Se pensi che la firma non faccia che riflettere dei rapporti clientelari, dei rapporti di forza o una condizione di abuso permanente, non hai fiducia. Io credo che questo debba essere compreso. Cioè, secondo me, noi non valutiamo abbastanza l'esercizio del potere di firma. È una cosa che bisognerebbe insegnare. La firma viene messa frettolosamente, viene messa frettolosamente la firma, pensiamo a quella perizia psichiatrica, lo ricordo apposta, che consentì a Raffaele Cutolo di non andare in carcere, che lo dichiarò mentalmente infermo, lo fece andare in un ospedale psichiatrico dove poteva fare quello che voleva, infatti evase. Il cui direttore misteriosamente si sarebbe suicidato dopo. Grazie a quella firma, Cutolo ha costruito la nuova camorra organizzata. Io proprio ricordiamolo, quella firma per la quale nessuno ha mai pagato ha consentito a Raffaele Cutolo di costruire la nuova camorra organizzata. La nuova camorra organizzata ha fatto migliaia di morti. Quella firma ha sulla coscienza migliaia di morti. Non un'ingiustizia qualsiasi. La firma di un oculista di una nota clinica di Pavia ha consentito a una persona che era il capo dell'ala militare dei Casalesi, che era già in carcere, di uscire, di ottenere gli arresti domiciliari perché non era guaribile, di fuggire, di tornare in Campania e di uccidere tutti i testimoni, commercianti e imprenditori che avevano detto la verità contro di lui e altri per sovrammercato, la famosa strage di Castelvolturno. Le firme producono questo. E vi faccio dei casi, perché sto davvero chiudendo, dei casi importanti, secondo me, che abbiamo messo con Federica Cabras. Qui ci sono dei casi che potete, la perizia medica, la perizia psichiatrica. Sto andando alle modalità, è la slide successiva, credo. La sentenza giudiziaria, il rapporto di polizia, qui è in forma narrativa, ma io certifico che sono successe certe cose. Certifico casomai che il cittadino mi ha insultato, magari mi ha soltanto detto, ma perché fate questo? O pensiamo, perché è stato un caso nazionale che ha comportato dei problemi per un'istituzione del nostro paese benemerita, chi ha steso i rapporti sul caso Cucchi. Ha dato una verità che fino a un certo punto ha fatto fede. Un rapporto dei vigili del fuoco che sono più spesso portati, questo l'ho visto facendo un lavoro per quando guidavo il comitato antimafia del Comune di Milano in vista di Expo, i rapporti dei Vigili del Fuoco sono riluttanti a certificare che l'incendio sia stato doloso, perché sanno che se scrivono doloso questo pone dei problemi ai loro superiori. È per questo che spesso troviamo il riferimento all'autocombustione o al cortocircuito. Combustione è anche un'auto sotto la neve, pensate. Perché poi non sta bene per una città dire che c'è un incendio doloso ogni 2 giorni nella provincia. Il collaudo di un ponte, un resoconto stenografico, il carotaggio del sottosuolo, quello che ti dicono per esempio spesso gli investigatori, che il carotaggio del sottosuolo viene fatto nei punti in cui si sa che non ci sono rifiuti tossici accumulati in quel preciso chilometro dell'autostrada.
E io firmo che sotto l'autostrada non c'è materiale tossico. La firma che assegna una casa popolare, che dà un permesso di soggiorno, che fa vincere un concorso pubblico, che assegna un voto in un esame universitario, gli attestati di frequenza, quanti ne facciamo sapendo che tanto non fanno male a nessuno? No, fanno male. Fanno male intanto al principio di verità. L'attestato di frequenza può garantire dei vantaggi impropri e non meritati. E può avvantaggiare ingiustamente una persona nei confronti di un'altra persona. L'articolo di giornale, lo stesso rapporto di ricerca, ecco, dico per chi fa ricerca in università. Un giorno il professor Garattini ci mise in guardia da certi rapporti di ricerca che potevano avvantaggiare un certo farmaco rispetto a un altro. Ecco che allora ci rendiamo conto di che cosa l'università può fare. Guardate, questo esempio l'ho preso dall'università, andiamo alla slide successiva, l'Università di Reggio Calabria. Giuseppe Pelle è il boss di San Luca, che è la capitale morale dell''Ndrangheta mondiale. Va a fare un esame alla facoltà di architettura e capisce che c'è un sistema per passare gli esami, ne fa 9 in 41 giorni la facoltà di architettura. E telefona felice allo zio dicendogli che ha preso 30. Non sa quale fosse l'esame. Era un esame di albericoltura generale, ma lui pensa di aver fatto un esame di agricoltura. Non sa neanche che cosa ha fatto, prende 30. E così fa con diversi docenti. E alla fine questi 9 esami li fa in 41 giorni e lo si sente ancora a Natale, viene intercettato mentre parla con il docente di progettazione urbanistica che gli dice: oggi abbiamo fatto la festa, quel coso che ci hai mandato, cosa gli ha mandato? Un capretto. Docenti universitari che si vendono per questo, la cui firma vale un capretto, una partita di olio. Dice: ma cosa gliene importa al nipote di Pelle straricco di andare a fare l'architetto? Gli importa perché poi sarà lui a mettere la sua firma e a fare le perizie. False firme che producono altre false firme. A me questo interessa sottolineare. L'università può fare molto. Può fare molto. Può fare molto con il suo spirito pubblico, può fare molto con le sue regole, con quello che insegna, su come lo insegna, come produce l'etica delle professioni. Che etica delle professioni volete che venga fuori da una situazione del genere? Con 9 docenti che danno quei voti e un nipote di un boss mafioso che si convince che l'università si può fare in quel modo. Ecco, io credo allora di avere parlato abbastanza, di avere proposto una prospettiva che è una prospettiva concreta che investe di responsabilità, diciamo, molti dei comportamenti che si tengono in università, direi tutti i comportamenti che si tengono in università, perché tutti confluiscono nel livello di conoscenza che viene prodotto, nel clima che si crea, nella fiducia che si può avere nella legalità e nella convinzione che la legalità sia come l'aria che si respira. E che non debba essere un codicillo che si va a consultare e di cui bisogna esigere il rispetto impiegando degli avvocati. È il modo di pensare di una società. E perché sia il modo di pensare della società, bisogna che ci sia la cultura adatta. Perché c'è la cultura adatta, bisogna che i luoghi che producono cultura, vedete, facciano questo lavoro svolgendo anche una funzione di supplenza nei confronti di coloro che non fanno altrettanto nella società. Come mi disse una professoressa di una scuola media dei quartieri spagnoli di Napoli, noi insegniamo questo, poi fuori lei vada a vedere nei vicoli chi lavora contro di noi, c'è una luce blu dentro tutte le case che vedrà sempre aperta, è quella della televisione. E noi ogni giorno ricominciamo questa lotta. È una funzione di supplenza che bisogna svolgere, ma credo che per come mi identifico nell'università, l'università deve avere questo orgoglio di svolgere questa funzione guida, primeggiare nello spirito pubblico. Non so, Fabio, non so se, anzi, professor Minazzi, chiedo scusa, se diciamo, le riflessioni del professor Dalla Chiesa le hanno suggerito qualche, diciamo, qualche ulteriore
ulteriore riflessione in merito. Io ho preso appunti, devo dire. Essendo poi uno di quelli che firma, professore, mi sono sentito particolarmente tirato in causa, da tutte quelle. Non mi aspettavo la correlazione, devo dire, tra la legalità e la firma, però effettivamente il richiamo al gesto concreto che si fa adesso, magari o con la penna o con la firma digitale, è molto importante, molto interessante, diciamo, come spunto di riflessione. No, grazie, perché è stata una riflessione, penso che ha giovato tutti noi che l'abbiamo ascoltata. È un modo più che interessante anche questa riflessione sulla firma. Direi che il calcio c'entra sempre, perché tu hai fatto l'esempio, cioè l'esempio di Antonio Pelle nel 2008, ma le cronache di questi giorni sono piene di un altro esame fatto a un calciatore in È un'altra partita. vero, è vero. Ecco, per cui è un'attualità. È vero anche quello che sottolineavi, cioè questo rapporto con lo studente che in fondo è amato. E poi questo, no, mi sembra centrale anche questo rapporto di funzione tra quello che viene insegnato nelle scuole preuniversitarie e il passaggio alle professioni, e l'università spesso non fa questo ruolo di raccordo che invece è fondamentale, l'etica della professione. Sicuramente, io direi in chiave filosofica, tutto questo discorso poi ha una valenza che storicamente è molto chiara, cioè anche la giornata della trasparenza è una tematica illuminista, perché l'illuminismo è questo, nel senso aver portato una tutela del diritto e quindi della legalità, naturalmente con tutti i problemi storici, che la storia ha sempre questa complessità straordinaria, però è un punto di svolta proprio l'introduzione dentro nella vita quotidiana del concetto stesso di diritto, nella valenza che tu hai fatto emergere con grande forza. Noi siamo colleghi universitari, quindi sappiamo, ad esempio, questa forza che problema crea, ad esempio, nei concorsi universitari, rispetto anche a quello che è scritto nella Costituzione, cioè i capaci e i meritevoli. Non sempre quell'articolo dovrebbe essere la stella polare dell'ingresso stesso nell'università, ma noi abbiamo visto, ad esempio, il modo in cui è stato normato l'ingresso all'università, soprattutto da parte di chi non fa parte dell'università, beh, è molto problematica, perché è stato anzi fatto frutto anche di un accordo che una certa quota è riservata a chi è esterno all'università, ma dopo che sono stati fatti altri. E quindi è un problema che riguarda sicuramente la dimensione più generale, che è quella dell'etica. L'etica, del resto, cammina storicamente con la conoscenza, e quindi il legame che c'è tra l'incremento della conoscenza e l'incremento anche dell'etica è qualcosa di fondamentale. E qui torna un problema, perché io l'ho detto con una battuta sintetica, però è un problema che, beh, per la mia esperienza, ho incontrato tante volte. Noi siamo un paese a alto tasso di corruzione, e quindi è difficile veramente fare una battaglia alla legalità, perché spesso il modo stesso con cui viene attuato una certa prassi a volte non è più percepito neppure nella sua legalità, anche su cose che possono sembrare minime, ma non lo sono. Tu dicevi i poteri firma, ma quante volte il verbale rispecchia esattamente ciò che è successo? Questo è perché io, poi, ad esempio, da storico vado a fare una ricostruzione storica sui verbali, ma poi ho il problema di sapere se quei verbali in che rapporto stavano con la realtà. E la prima regola che impara uno che va negli archivi è che deve sospettare di quello che trova scritto. E infatti, incrociando i documenti, molto spesso la verità emerge, che è opposta a quella che è certificata nel documento. E questo ovviamente ci riporta al problema. Comunque, adesso io direi, se ci sono richieste di chiarimenti, domande, approfondimenti, lasciamo libero il dibattito. Eccomi, sì, diciamo che l'interazione è un po' complicata, perché anche il fatto di farle via chat non è il massimo della vita. Devo
Tenga conto, professore, che la platea che ha di fronte, adesso io non ho ben esattamente l'idea di chi sia collegato o non collegato, ma tra loro ci sono sicuramente molti colleghi tecnici amministrativi, funzionari, impiegati, forse anche qualche dirigente, insomma, del nostro Ateneo. Una collega in particolare, questo per così inquadrarlo un pochino, visto che lei poi lavora, come vive l'università, insomma, inquadrarlo un pochino il senso della. Una collega mi chiede stimoli e suggerimenti da parte sua per sapere, cioè, quotidianamente nel nostro operato, insomma, a me è chiaro, diciamo, come dire, cosa possiamo fare quotidianamente per alimentare questo senso di legalità e di trasparenza. Una domanda molto semplice, però. Lei ha risposto già molto, ma anche molto complessa proprio nella sua semplicità. Lei ha già risposto, secondo me, molto, dando delle indicazioni, per la sua esperienza anche di docente. Può darci qualche stimolo, qualche suggerimento anche, diciamo, per noi, diciamo, burocrati? Cosa devo dire? Credo che si tratti di fare nel modo più responsabile, di svolgere nel modo più responsabile e più rivolto al servizio, ecco, il proprio lavoro. E a volte la responsabilità viene esasperata al punto di andare a controllare tutte le virgole di norme alle quali ci si può rifare senza cogliere nel senso generale e quindi bloccando anche dei progetti, oppure negando, per esempio, la possibilità di fare un esame a uno studente che gradirebbe molto fare quell'esame e che invece va incoraggiato nelle sue attenzioni. Cioè, quante volte sento dire no, non posso fare questo esame perché non c'era quando mi sono iscritto, ma cosa vuol dire? Ci sarà la norma che prevede, ma ci sono anche le possibilità di compiere delle deroghe in nome di principi più generali. Ne ho viste tante di queste cose. Non so, anche, guardi, devo dire, l'entusiasmo che c'è in giovani ricercatori o negli studenti, quando hanno a che fare con un'amministrazione veloce e gentile e che cerca di risolvergli i problemi invece che crearli, è straordinario. Sono contento per vederli contenti del rapporto che hanno con l'università a quel punto. Questo vuol dire molto. Poi, naturalmente, ci sono le insidie alle quali bisogna guardarsi e che riguardano alcuni rami dell'amministrazione. Penso in particolare ai rami dell'amministrazione che hanno a che fare con gli appalti. E lì bisogna essere molto consapevoli e molto pronti anche nel capire. Io devo dire la verità, complessivamente, adesso non faccio riferimenti a nessuna università, ma certe volte alcuni servizi interni che vengono offerti all'esterno non sempre mi sembra che siano offerti a coloro che hanno che danno le maggiori garanzie. E non mi sembra che venga sorvegliato poi venga sorvegliata la coerenza tra i servizi che ci siamo impegnati ad assicurare e la qualità effettiva dei servizi di ogni giorno, perché a quel punto dovrebbe essere subito revocato l'appalto. E invece c'è una forza, una inerzia in queste cose e devo dire, ogni tanto, siccome certe situazioni per esperienza le intuisco, le leggo immediatamente, a certe volte mi sembra anche che ci siano degli interessi poco chiari dietro, vedendo i personaggi che ricevono, proprio perché ricevono impropriamente rispetto a ciò che danno certi appalti. E anche per, me lo lasci dire, anche per i luoghi da cui provengono, per i luoghi in sé potrebbero non dire nulla, i luoghi che si accompagnano a certi comportamenti dicono. Non siamo le oche giulive qui, bisogna tutelare un patrimonio pubblico e sapere chi si fa entrare dentro quel patrimonio pubblico.
dimentichiamo mai che un bar è un luogo in cui si formano conoscenze, relazioni, e che meno si è incapaci nella gestione, più si è incapaci di gestione in questi aspetti che sembrano normali ma sono molto delicati, più si fa male delle istituzioni. Per chiarirsi, adesso lei mi dirà è un caso estremo, certo è un caso estremo. Il giudice Caccia venne ucciso perché nel bar davanti al tribunale di Torino magistrati parlavano di quello che stava facendo lui e orecchi attenti ascoltavano. Sono luoghi che bisogna tenere assolutamente al di fuori di ogni possibilità di penetrazione. Non ci pensa nessuno. Vi assicuro, non ci pensa nessuno. Perché nessuno sa. E invece sarebbe bene che su questi appalti ci fosse la massima sorveglianza, come per le imprese di pulizia. La ringrazio, professore. Nel frattempo, il nostro professor Figari del Dipartimento di Economia mi scrive, anzi le chiede, anzi le scrive indirettamente. Grazie per l'intervento, molto interessante e stimolante. Quindi. Dal suo osservatorio, chiede il professore, qual è, se esiste, il legame tra gli sviluppi più recenti della modalità del fare ricerca che si è sviluppata negli ultimi decenni, soprattutto in alcune aree? E mi parla di aperture internazionali, di mobilità, di pubblicazioni peer review, ma anche dice di estremizzazione della specializzazione. Quindi qual è il legame tra questi sviluppi della ricerca e la trasparenza e lo sviluppo di una nuova classe docente in ambito universitario? È una bella domanda questa, di cui ringrazio il collega, ma guardi, secondo me ci sono stati tanti fatti positivi in termini di internazionalizzazione, in termini di mobilità. Il principio di cui parliamo oggi, però, che è il principio etico, deve essere sorretto da una cultura critica e disinteressata. E allora, noi non possiamo pensare che un docente o un ricercatore, che è quello che si pone maggiormente i problemi perché deve fare carriera in università, debba essere guidato dalla idea ossessiva di scrivere su riviste internazionali o su riviste di fascia. Io ricordo, allora non c'erano le fasce, ma certo non era considerata una rivista accademica. La gioia con cui il mio primo saggio sul movimento degli studenti contro la mafia venne pubblicato dai Quaderni Piacentini, che era una rivista nota, in quell'epoca per il proprio anticonformismo sui temi di economia, sui temi sociali, politici, giuridici, ma che sicuramente non garantiva nulla dal punto di vista accademico. Ma io ero contento perché stimavo quella rivista e stimavo alcuni dei suoi animatori, tra cui Michele Salvati o Bianca Beccali, che poi ho avuto come colleghi, e non mi sono posto il problema quanto mi sarà utile questo articolo. Perché questo un po' è una, questa è una domanda legittima, ma che si è fatta tutte le volte deprime il senso etico della produzione di conoscenze. Viceversa, io ho trovato su riviste internazionali, almeno sul mio tema, parlo per il mio tema, delle stupidaggini che su una rivista italiana non sarebbero mai state pubblicate. Perché? Perché coloro che fanno la revisione dell'articolo non sanno nulla del tema e quindi non si accorgono che ci sono dentro delle stupidaggini faraoniche. Lì lo puoi scrivere che la mafia è nata per effetto di una crisi dell'olivicoltura in un certo periodo, ma cosa stiamo parlando? Lì puoi scrivere tutto quello che vuoi, perché quelli che ti presentano anche l'articolo che hai fatto come una brillante rivalutazione di questo o di quest'altro tema, brillante inserimento di una teoria. Io li vedo e dico: ma questo non l'accetterei mai.
Però capisce che chi ha scritto, il ricercatore che ha scritto su quella rivista internazionale viene considerato meglio di uno che ha scritto delle cose serie su una rivista nazionale. Glielo posso assicurare, perché se io devo scrivere delle cose banali, vado su una rivista straniera, confeziono benino come è d'uso il mio articolo e poi posso vantarmi di avere scritto su una rivista internazionale. Io le posso dire che l'etica del ricercatore in questo argomento, insisto su questo argomento, è che quando tu sai qualcosa di importante per la società, non lo tieni immagazzinato per 2 anni in attesa che lo pubblichino in fascia A, lo metti subito su una rivista perché la conoscenza circoli, per servire la conoscenza diciamo, della società in cui vivi. Se no, te lo isoli e ne fai una cosa che uscirà fra 2 anni. Lei immagini se ci fosse una scoperta medica, che è importante per una società che viene conosciuta 2 anni dopo. Ma siamo sociali o siamo antisociali? Per questioni di carriera. Ecco, credo che io sono stato indotto a fare queste valutazioni nel tempo e a pensare che l'università che corre dietro certi parametri perde un pochino della sua anima. E sono uno che insegna in università straniere, che ci va spesso, che fa ricerca con colleghi stranieri, però vede anche le controindicazioni. Ecco, io direi che è giusto che sia così, è giusto che tutti i procedimenti, tutti i processi che ci rendono un po' più cosmopoliti, più capaci, vanno benissimo. Ma guai a non vedere l'uso perverso, ecco, che si fa di certi principi. Professore, molto, molto stimolante anche questa riflessione, a mio modo di vedere. Fabio, professor Milanzi, se ha qualche altro suggerimento, al momento non sono arrivate altre domande, quindi se tu hai qualche riflessione, altrimenti. No, dico, la riflessione sull'internazionalizzazione aprirebbe un discorso molto, molto articolato. Io mi ritrovo nelle considerazioni del professor Dalla Chiesa, nel mio settore vedo la stessa cosa, nel senso che c'è una cosa che mi ha sempre colpito, no? È che oggi le pubblicazioni con questo sistema scadono come lo yogurt. Allora, se io prendo alcuni problemi, non so, di fisica, i contributi di Einstein, pur essendo stati pubblicati all'inizio del secolo scorso, sono ancora insuperati, sono scaduti come lo yogurt per una valutazione Harvard, però sono contributi fondamentali. Cioè, il rapporto che deve esistere tra la ricerca e il contenuto di conoscenza è un rapporto molto problematico e tutta la storia della scienza sta a indicarci che è un rapporto molto delicato, no? Sempre per stare nell'ambito di Einstein, la domanda che fu evocata appunto dal ministro che varò questa riforma della valutazione dei titoli con queste nuove, era la domanda: a cosa serve questa ricerca? A me è sempre venuto in mente quando Tullio Lievi Civita, all'Università di Padova, sviluppa il calcolo tensoriale, lui stesso non sa che applicazione potrà mai avere questa teoria matematica. Alcuni anni dopo, Einstein, nel costruire la teoria della relatività generale, ha bisogno di quell'algoritmo matematico per costruirla e si è trasferito a Padova per imparare il calcolo tensoriale per applicarlo alla teoria. Ecco, l'università, proprio per quella funzione di guida che deve avere, di faro rispetto alla società civile, deve essere anche in grado di tutelare la libertà della ricerca senza avere un problema di ricaduta immediata. No, la domanda che sembra molto legittima, no? Infatti, è stata sollevata da un ministro della nostra Repubblica: a cosa serve questa disciplina? Ma la storia dell'Occidente è lì a dirci che il rapporto tra ciò che serve e la ricerca è sempre un rapporto complesso e comunque la storia, in apertura ho citato Galileo, ci deve insegnare che l'università in modo particolare deve tutelare la libertà della ricerca in tutti i settori. E quindi
E quindi io lo terrei presente, insomma, ma io ho una posizione un po' di questo tipo. Oggi è un po' particolare perché poi siamo valutati secondo quelle norme. Quindi va bene, comunque. Bene, professor Mina, ti ringrazio molto. Professor, io mi sono preso tanti, un po' di appunti, insomma, mi sono segnato un po' di parole chiave che lei mi ha trasmesso, su cui mi sono ritrovato anche per tante altre, per tante altre riflessioni che io, se posso concludere, insomma, in qualche modo con oltre che questo momento, io. Però mi ha colpito particolarmente quando lei ci ha ricordato che comunque la legalità passa anche attraverso, così io me lo sono appuntato almeno, la correttezza dei comportamenti, e la responsabilità individuale, perché non tutto è normato e quindi l'applicazione concreta con atteggiamenti coerenti dei principi, insomma, che in qualche modo sono scritti nella legge, è un richiamo anche forte alla responsabilità individuale. E traducendo un po', insomma, l'esempio parlamentare che lei ha fatto sulle leggi scritte in modo poco comprensibile o comunque, insomma, questo è un richiamo anche per noi, e questo penso ai colleghi amministrativi che hanno più a che fare con la produzione regolamentare. Anche noi siamo chiamati, quando proponiamo dei testi, quando produciamo dei regolamenti, che poi certo vengono approvati dagli organi, ma che sono in qualche modo promanano dalla nostra azione quotidiana, anche noi dobbiamo fare uno sforzo di chiarezza, perché comunque ricordiamoci sempre che, diciamo, nella scarsa chiarezza delle regole, questo ci dice il Dipartimento della Funzione Pubblica quando parla di prevenzione della corruzione, si annida la corruzione. La corruzione nel senso l'abuso del potere. Quindi scrivere bene, in modo chiaro, fare cioè un esercizio di trasparenza nei confronti sia dell'utenza interna che di quella esterna è una precondizione. Qui trovo il collegamento tra la legalità e la giornata della trasparenza in cui siamo qui oggi. Io, professore, la ringrazio moltissimo, anche l'importanza della relazione. Lei ci ha parlato a un certo punto dell'importanza della relazione, credo anche interpersonale, insomma, perché è nella relazione che si costruiscono, nella relazione corretta, diciamo, che si costruiscono anche un senso di legalità. Sto interpretando a mio uso e consumo, non le voglio mettere in bocca delle parole, professore, però come io ho tradotto un pochino quello che. Io la Sì. ringrazio moltissimo perché, diciamo, lei ci ha trasmesso tanto con gentilezza e passione, come le dicono, come le scrivono i suoi studenti. Anche questo è importante, quindi concluderei ringraziando. Ringraziando lei ancora e il professor Minazzi nuovamente e spero di averla prima o poi anche ospite, magari fisicamente a Varese in un'altra o a Como in una prossima occasione. Grazie, grazie mille e auguri. Gra Auguri grazie. anche al professor Minazzi, auguri a voi. Grazie Grazie mille. a tutti. Grazie.